Sei giornate alla fine, 18 punti ancora disponibili e in partite come queste i punti valgono doppio perché in palio c'è la salvezza dallo stadio Italo Nicoletti di Riccione. Buon pomeriggio amici di Beppi TV, da Davide Gerose, benvenuti alla ventinovesima giornata del girone F di Serie D, benvenuti a United Riccione contro Termoli dirige l'incontro il signor Andrea Giordani Giorgiani della sezione di Pesaro, gli assistenti sono il signor Roberto Lobene della sezione di San Benedetto del Tronto e Davide Paradisi della sezione di Pesaro, squadre schierate a centrocampo per i saluti e per capire di chi sarà il primo possesso di questa ventinovesima giornata, Riccione che viene da un 2 0 in trasferta contro Chieti, sconfitta per i Bianco Azzurri alla seconda partita di Salvatore Utro sulla panchina del Riccione sono arrivate due sconfitte e in nessuna delle due partite Riccione è riuscito a trovare la via del gol, chissà se oggi riuscirà a sbloccarsi la formazione allenata appunto da Salvatore Utro Riccione che si schiera in campo con un 4-4-2 che però potrebbe variare nel corso della partita, c'è Bulgarelli tra i pali e non Rossi come era accaduto nella giornata precedente, difesa eh, con la coppia centrale composta da Sicundoi sulle fasce i terzini sono Pellacani a sinistra e Morai a destra, centrocampo Caponi con Tonelli che potrebbe girare al suo fianco o anche sulla linea della tre quarti. Diodato da una parte, Colistra dall'altra in attacco Fallù e Maio. Dall'altra parte il Termoli che si schiera con il 3-5-2. Termoli che invece viene dal successo per 2-0 in casa contro il Notaresco. Le reti di Hernandez e Burzio. 3-5-2 con Lombardo tra i pali. Difesa 3, Uzzo, Sicignano, Cagliazza sul centrocampo. Maiorino da una parte e Barchi dall'altra. Ciao, Scoppa e Colarelli i centrali di centrocampo. E Burzio e Hernandez a comandare l'attacco dei giallorossi che oggi sono accompagnati da una bella cornice di... Settore ospite e sarà del Riccione il primo possesso di questa gara con Tonelli sul punto di battuta, pronto a dare il via a questa partita. Si attende solo il fischio del direttore di gara Giorgiani e Tonelli potrà gestire questo primo pallone. C'è ancora qualche secondo di attesa. E si parte, rotolo al pallone sullo stadio Italo nei connetti, È cominciata Riccione Termoli. È iniziata la ventinovesima giornata del girone F di Serie D col primo possesso dei padroni di casa. Palla dentro a cercare la sponda di Fallù. Non trova compagni all'interno del rigore. Allora ci pensa Barchi ad allontanare la sfera. La sfera, però c'è subito pressione ai suoi danni. Cerca di riconquistarla. Riccione, tanta lotta in quella zona. Poi cross dentro a cercare i centimetri di Fallù. La deviazione sul secondo palo tentata da Diodato. Prova subito Riccione a rendersi pericoloso la rimessa di Diodato che prova ancora e va a guadagnare il primo calcio d'angolo della partita. Ce l'avrà a disposizione Riccione dopo soli 40 secondi dall'inizio di questa partita. Caponi si incaricherà lui della battuta al suo fianco, alla sua sinistra in maglia numero 30. Simone Tonelli, vediamo se andrà alla battuta corta. Oppure la battuta dentro, va dentro Caponi a cercare i centimetri dei centrali che erano saliti, in particolare Sicu era andato più vicino a impattare la sfera con il colpo di testa, ma è mancato. Allora dall'altra parte allontana il Termoli per la corsa di Burzio che prova a inseguire la sfera. C'è però la presa da parte di Bulgarelli che fa terminare così l'azione del Termoli. Bulgarelli che è arrivata a gennaio al riccione. Per lui esperienze eh, nelle giovanili del Perugia, dell'Empoli e Imolese, anche l'altro portiere Rossi è arrivato a dicembre. Quindi è appena, appena arrivata questa coppia di portieri che inizialmente sta alternando. Utro, poi vediamo se riuscirà a trovare il suo portiere preferito. E intanto calcio di punizione che viene affidato al Termoli alla battuta di Sicignano che va corto e poi va al lancio lungo a cercare l'attacco ma c'è cioè il colpo di testa gestito da Siku che allontana la sfera palla vagante messa poi giù da Caponi che gestisce con Colistra, palla in avanti, mette giù bene Maio che poi può attaccare anche condizionato dalle sue spalle da Sicignano che gli fa perdere un attimo eh, il colpo di gioco e quindi giro palla per Riccione che sembra aver preso il pallino in questo avvio, in questi primi 2 minuti e 25 secondi e prova a comandare nel proprio stadio di casa. Palla dentro, Fallù, si gira, poi fermato da Siciliano. Alle sue spalle c'è Morai che tiene viva l'azione per Riccione. Poi Caponi con esperienza torna dietro dai centrali per amministrare al meglio questa azione d'attacco. Palla dentro sulla sinistra. Arriva il secondo calcio d'angolo per Riccione che continua a premere. E porta su i propri centrali dalla difesa per rendersi pericoloso da questo corner. Sempre Caponi sul punto di battuta, e eh, sempre lì vicino Tonelli. Caponi che è arrivato a Riccione dopo lo svincolo con la Pistoiese. Per lui oltre 300 presenze tra i professionisti e più di 50 in Serie D. Va lui alla battuta, alza il braccio destro, mentre Tonelli si stacca da quella zona per lasciare spazio a Colistra che dà un'occhiata verso la porta e al cross sul secondo palo, anticipato Maio e poi rimessa laterale con Siku che si accontenta della battuta con le mani. Vediamo se andrà lui. Alla battuta, sì, perché non si avvicinano compagni che prendono posto all'interno dell'area di rigore. Allora, probabile battuta lunga per Sicu che va a cercare proprio i propri centimetri di Fallu, che prova ad allungare la traiettoria di testa, la raccoglie Caponi, a limite dell'area, prova l'azione in solitaria. Poi Sicu in una posizione, posizione insolita per lui, va al cross, allontana con i pugni lombardo, prova un attimo a respirare il Termoli, ma no, perché l'ha già recuperata il Riccione, col buon ripiegamento difensivo da parte di Pellacani. E ora possesso per il Termoli sulla sinistra con Barchi che prova a cercare il dialogo con Colarelli, poi la palla lunga per la corsa di Barchi, va in chiusura qui Siku che riesce a recuperare palla, poi fallo ai suoi danni da parte di Barchi che così ha modo anche di riprendere posto in difesa. Ed è ancora a terra Siku che ha preso un colpo violento alla gamba sinistra, è arrivato in ritardo. Qui Barchi chiaramente non c'era. Intenzione di fare male all'avversario, più per far terminare l'azione, non far ripartire il Riccione, riprendere posto in difesa. Però qui è arrivato in ritardo. E adesso da capire le condizioni del numero 5 centrale difensivo del Riccione. Nazionale albanese che ha girato tante squadre. È arrivato. Nel dicembre 2022 al riccione dal Charlins Muzzane eh, ha vestito anche la maglia dell'Udinese, lui che è cresciuto proprio nel settore giovanile bianco-nero ed esperienza nazionale albanese tra l'under 17, 19 e under 21, ancora non è arrivato alla chiamata in prima squadra. E qui intanto il possesso del riccione che viene... Sfumato con la presa da parte di Lombardo. Che per il momento non prende il pallone con le mani e gestisce subito a sinistra il possesso con Cagliazza. Lancio lungo, profondità a cercare la corsa da parte di Burzio che supera Bulgarelli. Poi non riesce a depositare il pallone in fondo alla rete perché c'è un'ottima chiusura difensiva da parte di Riccione. Che fa comunque guadagnare calcio d'angolo al Termoli che ha provato. Colpo sorpresa con questo lancio lungo a cercare la corsa di Burzio. Burzio che viene da tre giornate consecutive in gol realizzando le reti contro San Benettese. Vasto Girardi e Notaresco. E ora questo calcio di punizione interessante per il Termoli. Il primo di questa partita per i giallorossi. Il tocco è corto a cercare Hernandez. Palla dentro su secondo palo a cercare il colpo di testa dell'inserimento da parte di Uzzol, fermato però, il pallone che termina poi sul fondo e quindi Bulgarelli pronto ad andare al rinvio. Richiamo intanto da parte del direttore di gara Giorgiani alla panchina del Riccione, probabilmente qualche polemica ancora per l'intervento precedente di Barchi e i danni di Sicu. Tocca corto di Bulgarelli sulla destra per Morai, lancio lungo a cercare Maio, controlla con il petto il numero 9 Biancazzurro, poi gestione detto Tonelli, si libera di Colarelli e dà un'occhiata in avanti, gira il gioco e accompagna sulla sinistra il possesso Pelacani. Diodato, scambiano i due. Ora Colistra prende le vie centrali del campo, si appoggia su Morai, gestione ora del Riccione che prova... Con il possesso a cercare le vie giuste per far male alla difesa del Termoli, palla dietro per il lancio lungo di Caponi a cercare la rigore e i centimetri di Fallu che poi non riesce a trovare i compagni, sorpresa anche lui dal movimento del compagno. Era certo di trovarlo nella zona in cui aveva depositato il pallone, ma non si intendono qui gli attaccanti del Riccione che comunque può proseguire il suo possesso con la gestione ora nella zona sinistra del campo. Pellacani. Tocca in avanti, scambio con Calistra, viene incontro Tonelli, poi sbaglia il tocco in avanti Maio che aveva cercato di lavorare di sponda, lancio lungo intanto del Termoli a cercare ancora una volta la corsa di Burzio, arginato bene dalla difesa del Riccione che controlla nuovamente il pallone, i primi otto minuti di gioco di questo primo tempo con il Termoli che sta toccando poco il pallone quando nella Napolisità cerca di lanciare lungo per l'attacco per Burzio eh, poco fa. È andata anche vicino alla via del gol con Bursio che era riuscito a superare il Burgarelli, poi non, non a depositare il pallone in fondo alla rete, ma è arrivata comunque il calcio d'angolo nel primo squillo offensivo del Termoli che sta cercando tanta difesa di concedere poco a Riccione che è, ha diverse, diverse possibilità, prova sia la palla a terra che la palla lunga, stavolta il lancio lungo non trova Maio. E Lombardo ha vita facile col controllo, poi sulla pressione ora da parte di Fallù prende il pallone in mano e lo gestisce a sinistra per una nuova ripartenza. A Termoli con Caiazza che tocca per Sicignano. Lancio rasoterra che comunque trova Hernandez, prova a dribblare Caponi. Non si fa superare il numero 8 Bianca Azzurro, ma nuovo possesso per il Termoli. Lancio lungo di Caiazza sulla destra, c'è la chiusura da parte di Pellacani, ma nuova conquista da parte del centrocampo del Termoli con Ciao che gestisce insieme a Colarelli. E ora possesso da dietro Uzzol, Maiorino, Colarelli, un'acchiata in avanti, Hernandez non riesce a prolungare o quantomeno ad arginare la sfera per gestire al meglio questo possesso, recupera palla Riccione che muove con Morai sulla destra, parte per un attimo Diodato, poi fa il movimento a tornare indietro, allora palla lunga è sempre una soluzione utile per favorirsi dei centimetri da parte di Follu. Quando si tratta di palloni aerei, grazie alla sua altezza riesce sempre a gestirli tutti, a prenderle tutte. Questa volta non ha al meglio il possesso del Riccione. Allora la rimessa del Termoli sulla fascia sinistra, poi questo pallone indietro di Colarelli. Gestione che rischia di mettersi in difficoltà da parte del Termoli, poi arriva il ripiegamento difensivo da parte di Chau che aiuta la linea difensiva. Lancio lungo a cercare la corsa di Hernandez troppo lungo ma comunque alza il pollice il 21 giallo rosso per ringraziare l'idea di Lombardo tra i pali che aveva provato il lancio lungo non però precisamente calibrato per arrivare sui piedi di Kylian Hernandez in gol nell'ultimo turno di campionato insieme a Burzio i due gol che hanno permesso al termoli di trovare la vittoria in casa contro il notaresco e salire a quota 32 punti, un punto in più del Riccione che attualmente occupa la tredicesima posizione, l'ultima disponibile per andare eventualmente ai playout, ma il regolamento dell'ND prevede che in caso di 8 punti o più dalla sedicesima in classifica ora occupata dalla Juventus Fano non ci sarebbero i playout e la retrocessione diretta per la sedicesima in classifica. Intanto il possesso da parte del Termoli con la gestione di Cagliazza. Lancio lungo per la corsa di Burzio, controllo da parte del numero 32, forse anche leggermente trattenuto ma comunque contenuto bene. E allora può recuperare palla in doi. Lancio lungo, Maio, controllo e gestione buona da parte del numero 9 per Caponi che non vede. O non approfitta della possibilità di andare al lancio sulla sinistra per la corsa di Pellacani e decise di ricominciare da dietro per una gestione più saggia del possesso da parte del Riccione, che ora pensa ed effettua il lancio lungo per uno tra Maio e Fallù. Alla fine c'è Sicignano alle spalle di Fallù a prenderla di testa e concedere un nuovo possesso e una nuova gestione al Termoli. Ora lo scambio tra Scoppa e Uzzol. Sicignano si apre. Cagliazza sulla sinistra, Sicignano tiene il pallone, non c'è la pressione da parte del Riccione. Ora Cagliazza prova ad alzare le braccia per chiamare palla qui sulla sinistra e viene accontentato da Sicignano. Pallone preciso, a metri davanti a sé Cagliazza decide di andare al tocco verticale su Burzio che deve difendere il pallone d'attacco di Morai, aggressivo alle sue spalle. Troppo secondo il direttore di gare. Allora arriva il fischio di Giorgiani e punizione per il Termoli. La battuta che sarà di Scoppa, che ha un palmarès di tutto rispetto. Lui è argentino ed è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors dal 2006 al 2008. È stata una squadra B del Boca Juniors e poi è arrivato nel 2016 in Italia da vestire la maglia del Catania e Lega Pro. 31 presenze per lui. È arrivato l'esordio in Lega Pro il 27 agosto contro la Juve-Stabia ora intanto però seguiamo questa azione del Termoli, fermata bene da Morai che però non riesce ad anche ad allontanare la sfera, che rimane lì nell'area di rigore. Burzio prova la conclusione murata da Morai e poi si impegna Caponi a portare il pallone fuori da una zona pericolosa raccolta nuovamente da Skokpa che prova in scivolata a tenere la sfera, l'ha già riconquistata Riccione, che ora si affida ai piedi di Bulgarelli pallone in avanti gestito da Sicu. un po' pericoloso questa Scelta da parte di Bulgarelli, comunque gestita bene dall'eruzione, che ora muove palla sulla sinistra, con l'avanzamento da parte di Colistra. Pellacani, Ndoi, Tonelli, viene a prendere basso il pallone il numero 30 Biancazzurro, che in questo campionato ha segnato tre gol, il miglior marcatore del. Riccione, Ferrara, oggi in panchina. decisiva l'andata col gol su calcio di rigore. Intanto il cross a cercare Fallu che trova l'impatto col pallone. Non la coordinazione migliore per essere anche preciso nel colpo di testa. Poi un'occhiata al guardaline per un possibile intervento falloso da parte di Cagliazza che, comunque, con esperienza l'ha contenuto bene, mettendolo un po' fuori tempo con lo stacco di testa. Ora Cagliazza, rinvio lungo a cercare. Barchi, ma c'è Morai con una buona chiusura. Pallone non gestito al meglio dietro, però se la cava in Riccione con la chiusura difensiva da parte di Sicu. Lancio lungo Siciliano chiude, scoppa raccoglie e permette poi la ripartenza di Chau che allarga sulla destra. Maiorino pressione da parte di Pelacani. Allora deve tornare dietro il termoli. Lancio lungo di scoppa, cercare la corsa di Chau, Atterrato, perso comunque l'equilibrio, niente. Niente di falloso, secondo il direttore di gara, che poi però va a concedere calcio d'angolo al Termoli, secondo di questa partita da verificare. Ora le condizioni di Chiau. Arriva Hernandez a dare una mano al compagno a rialzarsi con eh, le braccia. Ha fatto segni evidenti, e non si trattava comunque di un fallo sul eh, giocatore in maglia numero 28, classe 2005, Yabachau E allora secondo calcio d'angolo per eh, il Termoli. la battuta dentro allontanata da Siku e poi ci pensa a togliere definitivamente il pallone dal rigore Pellacani che poi viene anche atterrato davanti all'area di rigore e quindi adesso punizione per Riccione che molto probabilmente andrà a battere Bulgarelli anche se rimane in quella zona Siku il pallone poi gestito ora per Bulgarelli Vediamo quale scelta prenderà il numero 1 Biancazzurro, cerca la verticale su Caponi, appoggio con Sicu. E ora gestione da parte di Riccione. Quando siamo entrati nel sedicesimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 il parziale allo stadio Italo Nicoletti di Riccione. Tonelli, giocata di Tonelli sulla sinistra, interessante, e riesce a girare su Caponi che viene atterrato. E per il momento Tonelli la tiene, poi dà un'occhiata al direttore di gara: di andare quantomeno a fischiare, a rendersi conto dell'intervento falloso che era stato fatto ai danni di Caponi. Rimane comunque in possesso, non ferma il gioco il direttore di gara. Allora continua la manovra da parte del Riccione con Tonelli. Sicu Ndoi, lancio lungo a cercare Maio, che però viene anticipato comodamente dalla difesa giallo-rossa, che prova a ripartire ora con la sponda. non... C'è di Hernandez che tiene palla e finisce per perdere al numero 21. Allora può ripartire il Riccione. Inserimento di Tonelli centrale ignorato perché viene atterrato Pellacani sulla sinistra. E allora calcio di punizione ora per Riccione che ha la possibilità ora di mettere un pallone dentro la rigore Interessante per i saltatori, per provare a sbloccare questa partita. che all'andata finì 1-0 in favore dei 0-1, per la verità, in favore del riccione, grazie alla rete su calcio di rigore di Ferrara, miglior marcatore del riccione, a quota 10 gol, ha già migliorato lo score dell'anno passato, 9 gol aveva realizzato in serie di Ferrara, quest'anno 10, capogna la battuta, palla corta, prova a all allungare la sfera Maio e alla fine... Alza questo strano campanile il Termoli, rimane lì, c'è pericolo nella difesa del Termoli e poi Hernandez si impegna ad allungare la sfera. La insegue Diodato, appoggio un po' corto che comunque arriva a destinazione su Bulgarelli, rinvio lungo del numero uno Biancazzurro. Maio prova di testa, Sicignano meglio di lui, la palla che rimane lì la fa sua Maio che gestisce sulla sinistra il possesso con Pelacani. Lancio lungo di Caponi a cercare Maio, anticipo di Sicignano, poi Tonelli sul pallone vagante, lascia scorrere perché c'è Diodato che però si allunga la sfera. E la fine in ritardo va a commettere fallo su Sicignano. E qui forse poteva gestire meglio questa azione il Riccione che, con un po' di confusione, è riuscito a trovare il possesso con Diodato che poi ha sbagliato nel controllo, allungandosi la sfera e poi franando addosso a Sicignano. E sulla tre quarti. Con un pelo più di lucidità qui il Riccione poteva rendersi pericoloso. Riparte il Termoli con scoppa. Lancio lungo che però non trova Burzio che comunque apprezza l'idea del compagno. Ha perso forse anche un po' l'equilibrio Burzio nell'occasione. Riparte il Riccione sulla sinistra. Il possesso di Pellacani che va al lancio lungo fallù di testa, la fa sua, e poi dà un'occhiata alla porta. Calcia il numero 77. Non inquadra. Però lo specchio della porta, se vogliamo. Primo occasione verso la porta di Lombardo, seppur molto distante, dai pali, ma comunque intraprendenza qui da parte del classe 97, Sambo Fallù 5 gol per lui in questa serie di. Rivio ora per Lombardo, cercare i centimetri d'attacco però c'è Morai con la testa che allunga di qualche metro il pallone. Maio strappa il pallone via dai piedi di Chau e permette a Riccione una nuova azione offensiva. Accompagna sulla sinistra Colistra, Caponi, largo sulla destra c'è Diodato, ignorato per il compa dal compagno Caponi che si appoggia ora a Pellacani, inserimento centrale. Maio tacco a liberare Fallù che poi viene atterrato. Ma prima c'era stato l'anticipo a terra di Sicignano. A terra entrambi. Vediamo ora Barchi che allontana e mette il pallone in rimessa laterale per permettere le cure o comunque un check da parte del direttore di gara per, sulle condizioni. Da una parte di Fallù, dall'altra di Sicignano, il capitano del Termoli che è andato qua con l'intervento in scivolata che ha preso il pallone prima poi dopo ha trovato le gambe di Fallu che intanto si è già rialzato e ora aiuta l'avversario a rimettersi in piedi ne approfitta il Termoli per dissetarsi in panchina per ricevere anche qualche indicazione da parte di Massimo Carnevale in panchina una sorta di cooling break improvvisato molto caldo qui oggi a Riccione Carnevale sulla panchina del Termoli è subentrato a novembre ad Alessio Martino e con lui nel girone di ritorno il Termoli ha avuto un buon rendimento conquistando 18 punti in 11 partite, quindi su 33 punti disponibili, e allontanandosi dalle, due posizioni, dalle ultime due posizioni che l'avevano accompagnato per lungo corso nella prima parte di campionato e anche sull'altra panchina c'è stato un cambio a inizio marzo, all'inizio di questo mese con eh, Salvatore Utro che ha preso posto di Riolfo. Però per il momento non è ancora riuscito a trovare punti il nuovo allenatore del Riccione e neanche la via del gol. Lancio lungo ora della parte della difesa del Riccione, Caponi con una buona giocata, poi prova in scivolata a strappare il pallone a Ciao, c'è tanta lotta in mezzo al campo, alla fine esce il vincitore il Termoli, sbaglia però la misura del passaggio Colarelli, regalando palla al Riccione che a sua volta la regala al Termoli con questo rilancio sbagliato da parte di Sicu. E allora alla rimessa ci va Cagliazza. Sicignano si abbassa scoppa per gestire il gioco, pensa anche al lancio lungo, era partito Burzio in profondità, poi riflette e gira palla con Chau, accompagna sulla destra Uzzol. Sicignano si fa vedere anche un po' il termoli in quanto ha possesso palla dopo un dominio sul possesso palla da parte del Riccione, anche volontà da parte del termoli di lasciare gestire il gioco al Riccione. Palla lunga a cercare Hernandez. Ponda che riesce. Poi dà un'occhiata alla porta a Burzio. Allarga nuovamente per il suo compagno d'attacco che difende palla in zona bandierina. Arriva al raddoppio di marcatura e strappa via il pallone. Il riccione con il possesso da parte di Colistra. Ora Siku, con Morai che accompagna sulla destra. Servito il numero 15, classe 2006, Jeremy Morai. Che ora ricomincia all'indietro, Sicu al lancio lungo a cercare Maio, che prova a prendere il tempo alle sue spalle, però la trova Sicignano, la raccoglie Fallù, che dà un'occhiata alla porta, ce l'ha sul mancino, prova l'imbucata. Maio, che era al di là della linea difensiva giallorossa, e quindi fuori gioco ordinato dal direttore di gara. Ancora zero le conclusioni, sia da una parte che dall'altra. Quando siamo giunti alla prima metà di questo primo tempo, Ora riparte il Termoli, Cagliazza, cercare Hernandez, sponda che riesce, Colarelli su Barchi. Scambio con Corelli prova l'intervento difensivo Morai che alla grande riesce a portarvi il pallone. Concedere una nuova ripartenza a Riccione con le finte di Maio, però ciao è attentissimo e riesce a sporcare il pallone al numero 9 Biancazzurro, azzurro. Riconquista palla al Termoli. Scoppa in zona centrale. Burzio si è abbassato tanto qui il numero 32 per aiutare questa manovra da parte del Termoli che ora gira la palla da dietro con il proprio capinano Pietro Sicignano due campionati vinti per lui, uno con la Paganese, la vecchia C2 e uno con il Potenza quando vinse il campionato in Serie D Hernandez si accentra, palla ora gestita da Collarelli, Barchi Pensa all'uno contro uno, va a sfidare Diodato, va sul fondo, Diodato lo contiene bene e porta a casa la rimessa dal fondo. Buona chiusura difensiva da parte del numero 40 Samuele Diodato che non si è fatto fregare o mettere in difficoltà nell'uno contro uno tentato da Parchi. E ora allora, rinvio dal fondo gestito da... Bulgarelli che facendo ai suoi compagni di alzare le proprie posizioni andrà a rinvio lungo il classe 2005 cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli tra le altre a cercare ancora una volta i centimetri di Fallu che gestisce bene, non a sua volta poi anche Maio che colpisce più aria che pallone quindi riparte il Termoli con Colarelli che si è appoggiato su Scoppa sulla destra, Maiorini Scoppa riflette su da farsi il numero 8 e poi trova Ciao, palla scomoda che Cagliazza si deve impegnare per tenere in campo, ci riesce il numero 20 desterno, tocca in avanti su Hernandez, Cagliazza, scoppa, Maiorino, ancora scoppa, verticale a trovare Burzio che sta lavorando tanto lontano dall'area di rigore per aiutare i compagni a suo stesso palla che continua col possesso ora da parte di Siciliano, verticale che trova Ciao isolato in mezzo al campo, possesso sporcato da parte di Sicu che aveva alzato il braccio per chiedere al direttore di gara di avere per sé e per il riccione la rimessa laterale, non dello stesso avviso Giorgiani che ha segnato la rimessa al Termoli, che ora potrà ripetersi con Cagliazza. Ciao, scambio corto ancora con Cagliazza poi Hernandez Barchi in posizione molto offensiva Hernandez prova a tornare in quella zona per cercare l'inserimento di Chau chiude la difesa a redizione, raccoglie Scoppa che prova! E la palla che si incastra sotto l'incrocio dei pali un gol stupendo di Federico Scoppa che sblocca la partita al 27 0-1 al Nicoletti Gol assurdo di Scoppa che sembrava lontanissimo Ciao pensato, è stato sicuro di andare alla conclusione e ha sbloccato al minuto 27 trovando così il suo primo gol in campionato che è bellissimo. Probabilmente anche un controllo difettoso che però ha permesso al pallone di trovarsi a mezza altezza, calciato di collo esterno. E Bulgarelli lì può solo pregare che il pallone uscisse perché si è proprio infilato sotto l'incrocio dei pali. E allora il primo tiro in porta della partita. Passa al Termoli con lo 0-1, siglato dal numero 8 Federico Scoppa. Ora prova la reazione il Riccione. Tonelli pressione alle sue spalle da parte di Colarelli, allora si appoggia Tonelli, poi lancio tentato da Caponi ancora, Tonelli a cercare di avere la meglio contro due avversari, intervento regolare di Barchi, allora riparte il Termoli sulla sinistra, Colarelli, inserimento da parte di Barchi, pallone non gestito al meglio per lui, riesce comunque ad arrivare il numero 30 prima di Diodato. E allora Cagliazza, lancio a cambiare gioco ed è preciso su Maiorino che però era al di là e quindi fuori gioco il secondo di questa partita, uno per parte. E punizione adesso per il Riccione, chiamato a essere più rapido nel fraseggio e più pericoloso. In, negli ultimi metri più lucido più decisivo fatto poco fin qui la formazione di Salvatore Utro ha gestito il possesso, ha cercato più volte la palla lunga per i centimetri di Fallu che ora gestisce dopo la sponda da parte del suo compagno d'attacco Maio, pallone in avanti fermato, Pellacani che ora andrà alla rimessa laterale corta per Caponi, atterrato poi qui il numero 24 Pellacani e calcio di punizione per Riccione, quando siamo vicini al minuto 30 di questo primo tempo. Si è sbloccata da poco la partita col vantaggio siglato da Scoppa. Una rete stupenda del numero 8 Caponi lancio morbido a cercare i centimetri di Sicu però non riesce a impattare con la testa. Tonelli prova a tenere vivo l'attacco, ma deve contenere la corsa di Barchi, ci riesce bene, poi non riesce a indirizzare al meglio in avanti per i compagni. La butta al Termoli, raccoglie Morai che ora si appoggia con Tonelli, giocata bella ancora da parte di Tonelli che quando ha la possibilità delizia sempre il pubblico del Nicoletti. Ora Maio, ancora una volta non tocca il pallone però a sua fortuna che c'è Diodato che permette una nuova azione a ah, Maio che arriva sul fondo col tacco intelligente scaltro qui riesce a far rimbalzare il pallone su Cagliazza e a portare a casa il calcio d'angolo il terzo del riccione che prova la reazione dopo lo svantaggio alla battuta Caponi zona primo palo allontana Burzio Va a raccogliere qualche metro fuori dall'area di rigore il Riccione, si fa vedere Diodato in mezzo al campo. Ignorato per il momento, però, il numero 40, e quindi addirittura si riparte da Bulgarelli. Morai, Burzio su di lui. Morai, pressione da parte di Burzio, allora costretto il classe 2006 a ritornare al proprio portiere. Lancio lungo, fallu con la sponda, Caponi gestisce non ha nessun compagno sulla destra allora costretto a cercare la palla lunga poi atterrato un intervento falloso da parte di Chau molta esperienza qui per Andrea Caponi che è riuscito a portare a casa un fischio una situazione complicata calcio di punizione Battuta da Caponi a cercare Fallù. stavolta anticipato poi prova a rendersi ancora pericoloso in attacco Riccione Caggiari conquistato palla con Diodato che si è traslocato sulla fascia di sinistra, provato a cambiare anche qualcosa. Adesso Utro, il suo schieramento iniziale, dopo il gol realizzato da Scoppa. Tonelli porta palla per vie centrali. Maio allarga il gioco sulla sinistra per Diodato, sovrapposizione di Pellacani. Diodato va da solo, calcia Diodato, alto sopra la traversa. Il tentativo più pericoloso il precedente, tentato da Fallù. Ma comunque ancora regna sovrana l'imprecisione in questi tiri del Riccione, che ora si va a posizionare su questo rinvio che era affidato a Raul Lombardo, che il 30 aprile del 2023 ha raggiunto le 150 presenze in Serie D. Quindi un buon traguardo per il classe 94, numero 1 del Termoli, che qua va a rinvio lungo a cercare. Uh, Burzio anticipato però alle sue spalle da sicuro. raccoglie Colarelli con lo scippo a Tonelli poi Barchi prova ad andare atterrato senza fallo allora Colarelli aveva, aveva ripreso il possesso ma fallosamente e quindi punizione ora per il Riccione con Caponi che non può ancora andare alla battuta perché fermo a terra c'è Ciao Intervento da parte dei massaggiatori, un problema forse alla mano, forse è pestata. Arriva anche un cartellino giallo, intanto è volato via, per colpa del vento si accende un parapiglia, intanto scintille davanti alla panchina di Salvatore Utro e arrivano da, parte, da tutte le parti del campo, c'è già un cartellino giallo che... Qualche istante fa era volato via per colpa del vento, adesso il direttore di gara si è allontanato da questa mischia che si è accesa davanti alla panchina del riccione, sta segnando tutto nella sua mente, vediamo quali saranno i provvedimenti da parte del direttore di gara Andrea Giorgiani, è addirittura uscito dalla propria porta a Lombardo per fare la voce grossa. Chiamato Fallù, che era stato protagonista di questo parapiglia iniziale. Poi si era allontanato per cercare di non farsi più notare dal direttore di gara che, però, come detto, si era segnato tutto nella sua mente. Adesso vediamo quali saranno i cartellini gialli. Uno per Salvatore Utro. Prova a spiegarsi col direttore di gara. Fallu, giallo per Fallu e giallo per Hernandez. E quindi due ammoniti per parte, oltre a Utro in panchina. Ora ha provato ad andarsene Fallu per non farsi trovare da direttore di gara, che ha cercato subito di avere il polso su questa situazione che si era accesa, si è perso un po' di tempo in questa situazione di gioco e tutto chiaramente andrà a colmarsi con il recupero. Intanto il lancio lungo su punizione di Sicu. prova a svettare Fallu che stavolta però non la trova e non la trova neanche nel secondo tentativo, forse anche sbilanciata, le sue spalle da Colarelli, riconquista comunque palla il Riccione, Fallu dà un'occhiata alla porta, prova l'imbucata dentro per Caponi, c'è una chiusura buona da parte del Termoli ma ancora possesso per Riccione, Tonelli, cross di Mancino braccio largo da parte di Colarelli visto dal direttore di gara e punizione molto ravvicinata al limite della rigore per Riccione che vediamo a quale soluzione penserà se ha una battuta dentro o anche la conclusione verso la porta, è molto defilata la posizione ma invitante e vicina per provare anche la battuta dalle parti di Lombardo Sul punto di battuta si è messo Maio e quindi si allontana Caponi che si era avvicinato probabilmente per il cross. E Maio ha la rincorsa più da chi vuole andare verso la porta. La rincorsa di Maio, punizione che supera la barriera, arriva Lombardo con i tempi giusti a mettere il pallone in calcio d'angolo. Primo squillo verso lo specchio della porta del Riccione, col calcio di punizione ora di Maio che però ha trovato la risposta presente da parte di Lombardo. Angolo di Caponi a cercare ancora una volta Sicu, allontana Uzzol e poi ributta dentro Ndoi Tonelli alla fine, mette giù lui, controlla Maio, posizione regolare del numero 9, che prova il cross e guadagna un altro tiro dalla bandierina sull'ultimo tocco di Chau, quinto corner di questo primo tempo del Riccione. Caponi battuta dentro a cercare Ndoi, arriva sul secondo palo la deviazione da parte di colistra, non preciso però, il numero 16, il rinvio dal fondo. Allora per Lombardo, con eh, Sicignano sulla sua destra, quindi anche possibilità di andare alla costruzione dal basso per il Termoli, ma c'è in quella zona Fallù. Che poi allarga le braccia perché i suoi compagni stavano indietreggiando e quindi rinvio per Lombardo a cercare là davanti Maiorino con Burso che si era staccato. Guadagna comunque la rimessa laterale e Metri il Termoli, con la battuta che ora sarà di Maiorino con le mani vicino per Scoppa. L'autore del gol dell'1-0 del al minuto 27 nel corso del primo tempo, 11 minuti fa. Burzio controlla il pallone, anticipando l'intervento difensivo da parte di Pellacani, che poi gestisce bene e va a guadagnare la rimessa al fondo e rinvio. Se sarà battuto da Davide Bulgarelli, lì vicino c'è anche la possibilità di gioco corto. Con Doi, scelto proprio il numero 19, lancio lungo a cercare. Maio che poi si toglie da quella posizione per mettere il recupero del Termoli, fallo I danni di Burzio da parte di Caponi. E ora calcio di punizione con Burzio ancora dolorante a terra. Burzio è l'altro argentino del Termoli insieme a Scoppa è arrivato dall'Andria dove aveva iniziato la stagione è per lui un passato anche eh, in Ecuador eh, nel, nel massimo campionato in Ecuador con l'Aucas 31 presenze e 6 gol per l'attaccante argentino Qui scoppa, largo sulla destra, il cross è andato da Maiorino, deviazione che non arriva né da una parte né dall'altra e quindi si ripartirà con il rinvio dal fondo di Davide Bulgarelli. Una palla interessante gestita all'interno del rigore da parte di Maiorino con la forza giusta, con la precisione giusta, però non è arrivato nessun compagno a metterci la gamba per deviare il pallone. Alle spalle Davide Bulgarelli. Allora riparte Riccione con questo lancio lungo di Morai. Maio stavolta la trova di testa. Poi non fa ma Comunque il pallone che prolunga la sua corsa dopo il colpo di testa di Ciao che è rimasto dolorante a terra. E allora Barchi mette fuori il pallone. Ancora dolorante a terra. E ancora problemi forse a quella mano che aveva coinvolto il massaggiatore del Termoli qualche istante fa. E poi nell'entrare in campo il massaggiatore giallo rosso va a franare addosso a Ciao che già non stava granché bene, sicuramente non avrà apprezzato il suo massaggiatore, franargli addosso, ora lo aiuta a rialzarsi, e chiaramente dovrà andare a bordo campo, si tocca la spalla, sembra pienamente in grado di proseguire la sua sfida chiede già <ride> la possibilità di entrare ma chiaramente deve aspettare qualche istante che il pallone sia lontano da quella zona adesso arriva l'ok okay da parte del direttore di gara per il nuovo ingresso da parte di Iabacchau senegalese che è arrivato dalla San Benedettese lì ha iniziato la stagione il numero 28 giallo rosso l'anno scorso invece eh, esperienza al aversa per Iabacchau Rimessa laterale per il Riccione, Prova ad allungare un po' la squadra sulla sinistra col movimento senza palla. Pellacani che qui si accontenta della rimessa laterale. E poi gestisce il pallone indietro per il rinvio di Ndori con le mani. Maio mette giù. Gestisce bene questa sponda. Il lancio lungo di Caponi. Fallù controlla di testa. Poi prova lo spunto e lo sprint offensivo. Trova bene all'interno del rigore. Il cross espulso. Però dalla difesa del Termoli. Rimane in pressione offensiva il Riccione Morai Tonelli. Movimento senza palla da parte di Maio che prova a farsi valere all'interno del rigore la testa di Caiazza. Allontanare il pallone, poi colpito Barchi fallosamente da Diodato. Punizione per questo fallo di Diodato ai danni di Barchi. E punizione ora per Cagliazza che chiede il punto corretto al direttore di gara, alla fine andrà Lombardo alle sue spalle. Arrivio lungo, 43 ⁇ del primo tempo, ci sarà recupero, sicuramente soprattutto per quel parapiglia che si era creato, che ha portato a tre gialli di Utro, di Fallù e di Hernandez per il Termoli e poi qualche infortunio qua e là che comunque ha coinvolto l'intervento dei massaggiatori a bordo campo. Tanto qui Moraino riesce a tenere il pallone in gioco, rimessa laterale offensiva per il Termoli con la battuta di Barchi ora Hernandez, 1 contro 2, ci sono da superare Tonelli e Morai, poi si stacca Morai, arriva Diodato a fare la voce grossa, a farsi valere, a passare davanti, ma a toccare il pallone per una nuova rimessa laterale Termoli. Ancora Barchi a gestire il pallone con le mani, si avvicina, scoppa alla sua destra, però il pallone va centrale, Hernandez si gira, pallone dietro, ciao, ingresso in aria. La sponda di Burzio per il destro, tentato da Colarelli, respinge la difesa Riccione, raccoglie Colarelli alle sue spalle, recupera palla il Riccione, ma c'è il fallo di Colistra. Manca un minuto al 45esimo, scopriremo tra poco quanto ci sarà da giocare nel recupero. Tanto la punizione qui per il Termoli che sta provando sempre più a guadagnare qualche metro perché l'arbitro è impegnato a disporre la barriera e a mettere a distanza corretta la barriera composta da Tonelli e Caponi. con Hernandez che aveva guadagnato qualche metro sul punto di battuta poi a lamentarsi, anzi Cagliazza va lui alla battuta potente ma non precisa si alza di parecchi metri sopra la traversa e la porta di Bulgarelli che è pronto subito a rimettere il pallone in gioco con il rinvio ora Doi Siku, lancio lungo a cercare Fallu che riesce bene a liberarsi della pressione di Siciliano. Tre, intanto i minuti di recupero. 180 secondi di extra time. Prima dell'ingresso degli spogliatoi. Vediamo se il parziale riuscirà a modificarsi in questi tre minuti. Palla dentro. Raccoglie Lombardo senza problemi. La presa del numero uno giallo rosso che poi si accomoda a terra. Questo cross che poteva sembrare insidioso alla fine, molto lento, molto debole, facilmente arpionato da Lombardo che ora si appresta andare a andare al rinvio, molto profondo. Lì però non ci sono giocatori con la maglia giallorossa. Allora a vita facile, poi atterrato. Andoi fallo ai suoi danni, e poi forse chiede qualcosa in più al direttore di gara. Ha comunque già ripartito il Riccione che non vuole perdere tempo perché mancano ancora due minuti di questo primo tempo. Arriva il fallo e il giallo per Yabachau in ritardo. Qui l'intervento difensivo in scivolata ai danni di Pellacani. Quindi secondo Ammonito dopo Hernandez anche Chau. Andare alla punizione il Riccione col lancio che arriva al limite dell'area di rigore. Siciniana allontana e raccoglie Sicu. Controllo, e scarico all'indietro su Bulgarelli. Lancio lungo del portiere Riccione, prova di testa ad allungare la sfida, Colistra, lotta sulla linea laterale. Alla fine Caponi a libertà, gestisce Contonelli ancora l'appoggio sul suo numero 8. Pellacani pressione alle sue spalle di Maiorino che vincende e strappa via il pallone, il numero 7, che poi si accentra Burzio Maiorino Barchi pallone impreciso, ma poi sbaglia. Diodato recupera Palla Barchi deve rientrare dal fuorigioco. Collarelli la, la tiene allora Barchi, giocata qui che vanda nel spazio. Poi Colarelli, Hernandez col mancino, palla che si alza, l'aveva impattata bene Hernandez ma non è riuscito a far terminare il suo mancino in fondo alla rete, altro squillo offensivo del Termoli che comanda poco il gioco ma poi riesce a rendersi pericoloso negli ultimi metri qui con Hernandez che però non è riuscito a inquadrare la porta, 20 secondi al duplice fischio di Andrea Giorgiani le squadre che andranno negli spogliatoi, prova a regalarsi l'ultima chance d'attacco, ma sbaglia, la sponda Maio, recupera palla, c'è anche stato un fallo ai danni di Cagliazza, allora Hernandez tiene il pallone, lo gestisce sull'estra con Burzio, ancora Hernandez, dà un'occhiata alla porta, ci vuole riprovare il numero 21, va però lontano dal bersaglio, richiamata l'attenzione del direttore di gara da parte di Burzio, perché c'era Cagliazza a terra, all'arbitro, non ha preso provvedimenti. Rimbio per Bulgarelli. Arriva il duplice fischio del direttore di gara. Squadra negli spogliatoi sul risultato di 0 a 1. Decide fin qui la rete al minuto 27 di Federico. Scoppa. Bellissima realizzazione del numero 8. E squadra appunto negli spogliatoi. Appuntamento a tra poco per i secondi 45 minuti di Riccione contro Termoli. Di nuovo in diretta dallo stadio Italo Nicoletti di Riccione per seguire insieme i secondi 45 minuti di Riccione contro Termoli. Primo tempo che si è chiuso sul risultato di 1-0 in favore degli ospiti che hanno trovato la via del gol al minuto 27 con la conclusione da distanza siderale di Scoppa, che ha trovato il primo gol del suo campionato. Una rete stupenda che si è incastrata all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Bulgarelli. Non ci sono novità nel corso di questa ripresa, quindi stessi 22 in campo e si parte col tocco del termoli di Burzio all'indietro per il lancio lungo di scoppa, smorzato probabilmente anche dal vento, e minuti iniziali di questo secondo tempo che non trovano padrone e alla fine Lombardo fa sua la sfera dopo una sorta di batti e ribatti gestisce ora la sfera il Termoli con il suo numero 1 che va a rinvio lungo a cercare sulla sinistra Colarelli che prova di testa però non riesce anche a dare precisione per trovare in avanti uno tra Burzio e Hernandez allora Morai si prepara alla rimessa laterale rimettere il pallone in gioco viene incontro Tonelli, di petto la sponda Lancio lungo di Caponi a cercare i centimetri di Fallò, la testa di Sicignano, poi duello sulla destra, passa e va al cross il Riccione sul secondo palo, prova a inseguire eh, la sfera qui Pellacani, ma non riesce a tenere il pallone nel rettangolo verde di gioco e quindi Lombardo pronto ad andare all'invio. rinvio. Primo tempo che ha poche emozioni sotto il punto di vista dei tiri verso la porta Rizzone che ha fatto più la partita ha mantenuto la maggior parte del tempo il possesso palla senza rendersi realmente pericoloso dalle parti di Lombardo un tentativo su calcio di punizione da parte di Maio respinto bene dal numero uno giallo-rosso qui intanto proteste da parte del Termoli per un intervento falloso di Siku ai danni di Hernandez, anzi no di Maiorino, volevano il giallo che adesso arriva con qualche istante di ritardo. Probabilmente eh, le proteste hanno fatto tornare sui suoi passi il direttore di gare che inizialmente non sembrava dell'idea di ammonire il capitano numero 5 del Riccione che è il secondo ammonito tra i giocatori di movimento eh, bianco azzurri insieme a Fallù, l'altro è sulla panchina Salvatore Utro. Già gestita questa punizione il Termoli che poi sbaglia la verticale e l'intesa tra Maiorino e Ciao. L'idea era buona, poi Ciao non è riuscito a controllare, arginare l'assist del compagno. E allora Riccione ora che prova a farsi vedere in avanti con la sponda interessante di Fallù che non riesce però a trovare poi il contatto con il pallone Maio. Aveva lavorata bene qui Riccione, però Maio si è fatto anticipare dal pallone che andava più forte di lui e quindi Lombardo pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani alla destra su Sicignano. Uzzol, lancio lungo del numero 5 a cercare Ciao, Arginato però fallosamente dall'intervento di Ndoi che con le braccia è andata a spingere il 28 giallo rosso, e quindi punizione affidata a Scoppa, praticamente davanti alla sua panchina, scambio con Hernandez, Scoppa, Hernandez sulla destra, palla dentro, a cercare Burzio, anticipo di Ndoi che poi manca. L'impatto con il pallone recupera palla al Termoli, ora in pressione offensiva. Il possesso da parte di Colarelli, palla dentro, allontanata da Caponi, prova fa a far, lui far salire i compagni, ma anticipata alle sue spalle dal buon intervento di Uzzol, che ha allungato il gambone e ha permesso il recupero al Termoli, che ora gestisce in avanti col possesso di Maiorino, viene dal campo, Hernandez col pallone tra i piedi, Hernandez ancora, tocca all'indietro, accompagna... Cagliazza dà un'occhiata verso la porta, tentativo Rasoterra che termina alla destra del palo. E allora pronto al rinvio Bulgarelli che vuole subito rimettere il pallone in gioco, non vuole perdere tempo Riccione quando sono trascorsi 4 minuti e 15 secondi dall'avvio di questa ripresa. Lancio lungo di Siku a cercare l'attacco, la, poi la sponda raccolta da Fallu che non riesce a inquadrare lo specchio della porta, grossa occasione, poi il compagno di Reparto Maio, che voleva il pallone tra i piedi, ma da lì lecito aspettarsi un tiro da un attaccante col pallone che gli era stato regalato, dalla difesa del Termoli, che non aveva lavorato bene questo disimpegno difensivo, ma sprecato e cestinato questa occasione Riccione con Sam Fallù. Termoli in possesso con scoppa, anticipo e lettura difensiva da parte di Pellacani che poi parte. Alla fine guadagna la rimessa laterale che ha già battuto il numero 24, Lorenzo Pellacani, Caponi, pallone battuto dentro a cercare Fallù che prova di petto a farsi valere. Alla fine poi va a travolgere Cagliazza che rimane a terra all'interno del rigore. Gioca al Termoli, l'ultimo tocco che però è di Ndoi che voleva per sé la rimessa laterale, l'assistente ha visto invece suo l'ultimo tocco e quindi la rimessa che sarà del Termoli, però prima il direttore di gara Giorgiani va ad assicurarsi delle condizioni all'interno del rigore di Cagliazza, che era rimasta a terra dopo lo scontro con Fallù volte il Riccione ha cercato questa palla lunga per Fallù che per la maggior parte delle volte è riuscito a dominare con i centimetri aerei però non sempre a gestire al meglio nelle situazioni d'attacco o di sponda per i suoi compagni è comunque una soluzione che il Riccione prova sempre con facilità intanto ora attacca il Termoli con Scoppa sulla destra ciao Dentro al campo, ancora ciao Uzzol Sicignano. Si apre sulla sinistra Cagliazza ristabilito dopo il colpo subito in precedenza. Sbaglia, tocca in avanti qui il Termini con Colarelli, recupera il rizzone. Morai da un'occhiata in avanti. Sbaglia il rilancio. Pallone che torna in quella zona. Lo scippo di Burzio. Morai prova con. Mestiere e riesce a portare a casa il fallo, una situazione complicata. Si era messo il numero 15 dopo il rinvio sbagliato, È tornata la palla in quella zona, ci ha messo un attimo di troppo a tornare a liberarsi del pallone, e poi ha però portato a casa il fallo con maestria piuttosto che rischiare di perdere il palo in quella zona. Tocco del direttore di gara, e quindi possesso interrotto quello del Riccione, e ora. Verrà scodellato dall'arbitro Giorgiani il possesso che sarà nuovamente per i biancazzurri. Possesso per Caponi, palla lunga che trova per il colpo di testa di Maiorino che ritorna a gestire per il riccione. Con Doi in avanti, possesso con Colistra. Poi il colpo di testa di Caponi. Lancio lungo di Sicu in avanti, però non ci sono compagni in quella zona, stavano ancora cercando la posizione migliore. Là davanti Fallu, che ora va a disturbare e a far velocizzare le operazioni di Lombardo, che rimette subito il pallone in gioco per Sicignano. Largo sulla sinistra, Cagliazza. Profondità tentata da Barchi nella zona di nessuno. Allora vita facile. Bulgarelli a raccogliere il pallone e a metterlo nuovamente a disposizione di una nuova azione del Riccione che parte dal basso col possesso di Sicu prima e Morai. Poi Sicu ora sembra essersi messo a tre il riccione molto largo sulla sinistra. Andoi che qui si libera del diretto avversario, porta palla in avanti il. Numero 19, palla dentro, toccata da Fallù, poi il cross. Dendoia atterrato all'interno del rigore, ma si gioca col tiro. Poi tentato da Colistra, murato la difesa del Termoli. Caponi con un super aggancio, manda completamente a vuoto l'intervento difensivo di Burzio. Lancio lungo, tentato da Siku, però lì c'è solo Lombardo. Ha provato questa azione sulla sinistra il Riccione, rendendosi anche pericoloso. Era caduto all'interno del rigore. Pellacani, nessun intervento irregolare per il direttore di gara. E ora Lombardo ancora una volta a, far, a tirare su di sé la pressione di uno dei due attaccanti per essere poi invitato a riprendere il pallone con le mani e andare poi dal successivo rinvio che avviene ora nella zona di destra a cercare Maiorino, il colpo di testa di Indoi a cercare di ributtare il pallone in avanti. Chiamava il fuorigioco Uzzol perché ha dovuto andare all'intervento di testa per evitare Fallù che rientrava da posizione di fuorigioco ma comunque l'ha riconquistata al Termoli che continua a insistere sul lato destro del campo con Hernandez che va una palla dentro interessante ma non precisa e calibrata per l'inserimento da parte di Colarelli ma comunque conquista dall'altra parte di campo rimessa laterale il Termoli con la battuta che sarà di Barchi viene incontro Cagliazza sulla... Sinistra, dietro di lui, Barchi però decide la profondità, si libera dell'avversario, poi lo va a travolgere, aveva mosso bene il pallone per orientare il dribbling, poi però è andato a franare addosso a Diodato, il calcio di punizione, quindi conquistato al minuto 10 dal riccione che prova a tornare a farsi pericoloso in zona offensiva e allontanare il pallone dalla propria difesa. Lancio lungo a cercare Fallu che tocca solo leggermente di testa, vita facile il Termoli ad allontanare la sfera. Morai prova alle sue spalle però arriva Colarelli a accompagnare l'azione offensiva. Hernandez con la posizione che è di fuori gioco. e qui errore del Termoli perché c'era Chao sulla destra tutto solo in posizione chiaramente regolare. E invece si sono fatti magari prendere dalla... un po' ingolositi... Dalla posizione offensiva e più centrale da parte di Hernandez, che però era al di là della linea difensiva del Riccione, tocco corto di Tonelli. Però è riuscito a gestire bene da parte di Ndoi, sbaglia quel controllo. Tonelli ancora, Ndoi a creare la superiorità numerica. Gestione per Maio che sbaglia il controllo. Pallone che però schizza nella zona di Fallu, che si gira calcia e la palla che va sul fondo sta prendendo piano piano sempre più le misure del Riccione. Ma ancora una volta un tentativo che va fuori. Buona conclusione. E buona creazione del tiro da parte di Sambu Fallu. Che però col mancino è riuscito a punire la porta di Lombardo. Rinvio del portiere del Termoli a cercare in avanti Burzio, anticipata alle sue spalle dall'intervento difensivo di Morai. Rimessa laterale per gli ospiti. che andrebbero a caccia di un successo che manca in trasferta dal 14 gennaio, il 2-1 sul campo dell'Atletico Ascoli è l'ultima vittoria in trasferta del Termoli, mentre l'ultima vittoria a casalinga e l'ultima vittoria in campionato del Riccione risale alla vittoria per 3-1 contro il Fossombrone con la doppietta di Samb e la rete di Maio. Proprio l'attacco oggi riproposto da Utro anche per cercare forse di scavare in ricordi passati felici per ritrovare qui la vittoria all'Italo Nicoletti lancio lungo di Morai a cercare la testa di Samb che riesce a prolungare non però trovare la precisione su Maio due molto vicini in questa situazione di campo poi Samb Fallu è andato a saltare di testa no, poi non a trovare il tocco vincente per il possesso successivo di Maio. Maio, che ha vinto l'anno scorso la Serie D con la maglia del Pineto, ed è arrivato quest'estate a rinforzare l'attacco del Riccione. 8 gol per lui quest'anno con la maglia bianca azzurra. Tonelli, palla dentro a cercare Perlacani, prova la chiusura difensiva e riesce con un buon intervento Maiorino a liberare il pallone poi però difficoltà nel rinvio, alla fine ci pensa Scoppa ad allontanare la sfera, riproposta dentro da Morai e ancora una volta buttata in avanti dal Termoli che prova ora a cercare la corsa di Burzio. Chiusura determinante da parte di Sicu, sbaglia il rinvio però Bulgarelli. Tanta confusione in mezzo al campo, nessuna delle squadre riesce a impadronirsi del possesso. Sbaglia alla fine il tocco Pellacani quando forse in una situazione confusionaria in cui nessuna delle due squadre riusciva a mantenere il possesso serviva un pelo più di lucidità e gestione invece qui ha provato subito la carta il lancio lungo il numero 24 bianca azzurro Lorenzo Pellacani il pallone che però è terminato nella zona di Lombardo che ora va al rinvio a cercare Burzio alle sue spalle prova Andoia a ostacolarlo ci riesce poi tocco errato da parte di Colistra che concede una nuova manovra al Termoli, lancio lungo di Uzzol Burzio trattenuto alle sue spalle dall'intervento falloso e fischiato di Ndoi. punizione quindi per il Termoli che probabilmente l'aveva proprio preparata così questa partita di attesa eh, quando ne ha la possibilità, questi lanci lunghi con l'attacco che viene tanto ad aiutare a legare il gioco. E qui Burzio ha conquistato un importante calcio di punizione davanti alla panchina del Termoli. E, e possibilità per Hernandez di mettere un cross morbido all'interno del rigore. La traiettoria interessante allontanata dall'intervento difensivo di Maio, però raccoglie ciao che concede una nuova azione. Al termoli, sulla destra, ancora Hernandez, va su, sul sinistro, ancora il possesso di Hernandez, atterrato, fallo di Pellacani e punizione da, a pochi metri dal limite dell'aria, ha preso il pallone in mano Burzio, è quasi abbracciato da Hernandez, vuole quasi benedire quello che sarà il calcio di punizione di Burzio. Che ha trovato il gol recentemente su calcio di punizione vediamo se riuscirà a ripetersi è pronta intanto una mossa sulla panchina del Riccione a breve ci sarà la sostituzione prima però da seguire questo calcio di punizione si è avvicinato anche al punto di battuta Aldo Cagliazza pallone corto toccato Cagliazza prova di Collo pieno, forte andare da sotterra, ma aveva impattato bene. Riesce a togliere il problema del rigore il Riccione che parte in contropiede sulla sinistra. Diodato passa, poi viene atterrato. Era già in equilibrio precario, completamente esplosa. La panchina del Riccione che qui voleva la punizione e i danni di Diodato. Recupera però comunque la sfera e il possesso del Riccione che qui aveva avuto una grossa opportunità in ripartenza con Diodato che aveva superato bene il diretto avversario, poi un po' fuori equilibrio, è arrivata quella spinta leggera, ma decisiva per atterrare il numero 40, non fallosa, fallosa sì, invece questa trattenuta di Sicignano ai danni di Maio, allora da un calcio di punizione all'altro, da un limite dell'area all'altro. Adesso la possibilità ce l'ha il Riccione di cercare di fare male su questa palla inattiva con Caponi che ha già il pallone in mano. Ora colloquio lì col direttore di gara, con Caponi che invece vuole crearci lo spazio per mettere quantomeno giù il pallone e poi ragionare sulla giocata che lascia presagire a una conclusione diretta verso la porta di Lombardo. C'è anche Maio in quella zona, vediamo chi andrà tra l'8 e il 9. Alla battuta diretta o se una soluzione elaborata come capitato prima per il Termoli si allontana. Maio che però torna in quella zona anche per cercare di allungare la barriera del Termoli. C'è Caponi quindi sul punto di battuta. Vediamo se andrà lui alla battuta, la rincorsa di Caponi, palla che viene. Contenuta dalla barriera e poi Termoli che allontana la sfera. Poi la lotta qui con Uzzol che mette il pallone in rimessa laterale, congelato per il momento il cambio che però stava arrivando ma prima la messa in gioco con la rimessa Riccione, da Terra Rizzone. palla dentro, cerca di prolungare Pellacani, poi Fallu non riesce ad addomesticare questo pallone ci riesce dall'altra parte Burzio le sue spalle, però un ottimo intervento, poi il tacco elegante da parte di Ndoi Tonelli Ndoi, Pellacani sulla sinistra duello con Maiorino rimandato, e quindi possesso per Ndoi che va al lancio lungo a cercare Fallu, davanti a lui c'è la chiusura di Cagliazza, mette giù col controllo, scoppa Maiorino finta di lancio, ci va in un secondo tentativo, c'è la chiusura difensiva di Pellacani e ora eccolo il momento del cambio, esce Tonelli e al suo posto, entra con la maglia numero 29, Silla, la... Silla senegalese che è arrivato dal campo d'Arsego, però che comunque vanta già un'ottima carriera in serie di tante maglie vestite in uh, questa competizione questa categoria con Lama Bastia, Trestina, Pistoiese, Ravenna Gavorrano e anche Città di Castello adesso è chiamato lui al minuto 19 di questa ripresa a cercare di dare una mano a Riccione mentre Utro pensa anche a un'altra sostituzione prima però il possesso da seguire del Termoli Hernandez Scoppa, impatta male e permette il recupero aereo da parte di Siku che gestisce in avanti. Buona sponda di parte di Fallu accompagna Morai, poi perde qui l'attimo di gioco sulla destra Diodato che comunque riesce a portare a casa il fallo. Quindi prima sostituzione effettuata dal Riccione prima della partita. Ora allora, calcio di punizione per Riccione a cercare il cuore dell'area rigore, a cercare i centimetri di Fallu che prova poi la rovesciata. E la grande risposta da parte di Lombardo, aveva provato qui la rovesciata Siku. Ma ci ha dovuto mettere le mani Lombardo per evitare quello che sarebbe stato un altro gol spettacolare di giornata, negato però dal numero uno giallo rosso. Battuto il calcio d'angolo, prima però arriva il fissio di Giorgiani che vuole ripristinare un po' l'ordine all'interno dell'area di rigore, qualche trattenuta di troppo, e quindi calcio d'angolo che dovrà essere ribattuto da parte di Andrea Caponi. Traiettoria a rientrare da parte del numero 8 Caponi, cerca zona. Primo palo Lombardo con la palla che gli era sfuggita, non era riuscito al meglio con i pugni ad allontanare. Poi schizzato sul suo piede sinistro, per sua fortuna. Poi alle sue spalle c'era la linea di fondo e non direttamente la porta. Sarebbe stato un clamoroso autogol quello di Raul Lombardo. Ma nuova possibilità dalla bandierina per Caponi che va a cercare il secondo palo. Il colpo di testa che però termina alto sopra la traversa con tentativo da parte di Maio. Eccola è arrivata la sostituzione con Colistra che esce dal campo e al suo posto è entrato in maglia numero 21 Gran Cara. Quindi nel giro di tre minuti effettua due sostituzioni, spreca due slot. Utro a prova comunque a cambiare qualcosa nel suo schiacchiere. Palla qui non tenuta in gioco dal Termoli. Quindi rimessa laterale per il riccione. La sponda di petto da parte di Fallù sulla sinistra. Apre il gioco Caponi, Ndoi, Pelacani, dà un'occhiata anche all'area di rigore. Valcrossi, numero 24, a cercare il secondo palo. Maio, che capisce che la traiettoria del pallone era molto più lunga, prova a inseguirla. Ma il pallone termina la sua corsa fuori dal rettangolo di gioco, e quindi rinvio dal fondo ora per Lombardo. possibile Tridente ora per Riccione con una posizione ibrida tra centrocampo attacco di del nuovo entrato Silla, il primo dei due cambi effettuati da Utro. Sono passati 240 minuti da Almeno 240 minuti dall'ultimo gol del Riccione, che nelle ultime due giornate di campionato non ha trovato la via del gol. Adesso siamo al ventitresimo del secondo tempo e ancora non è riuscito a trovare la rete. Ancora 20 minuti più recupero a disposizione il Riccione. Ora prova il lancio lungo Sicu a cercare Fallu che potrebbe anche gestire questo pallone, decide di prolungarlo su Maio, Sicignano allontana, non raccoglie Colarelli alle sue spalle, c'è Diodato però si allunga la sfera al numero 40, può ripartire il contropiede del Termoli sulla sinistra con Colarelli che porta palla, ancora il Termoli col cross dentro allontana e poi non riesce a raccogliere Hernandez il tentativo di allontanamento da parte di Indoi, ancora Termoli in avanti. Barchi, scoppa, c'è anche Hernandez più centrale, si decide di andare in avanti per la corsa di Barchi e poi non è lui l'ultimo a toccare ma le sue spalle Morai, rimessa laterale la posizione offensiva conquistata dal Termoli, mentre è pronto a esaurire le sostituzioni, l'ultimo cambio. Ad effettuare un ultimo un altro cambio. Intanto il Riccione da capire se prima o dopo questa rimessa laterale, sarà dopo perché l'ha già gestita il Termoli sulla sinistra col tocco che era stato depositato corto per Scoppa, pallone che torna a uscire. Fanno segno dopo l'assistente. All Alla fine avviene ora il cambio con l'ingresso in campo di Ferrara al suo posto esce Maio che decise la gara d'andata e prova ancora una volta a scavare i ricordi passati felici il Riccione mettendo in campo il numero 10 il miglior marcatore dei Biancazzurri 10 gol per lui realizzati in questa serie di 3 su calcio di rigore 1 come detto proprio nella match di andata Ora qui il Termoli che va a guadagnare il primo calcio d'angolo di questa ripresa. Nel giro di 15 minuti tre cambi per il riccione con gli inserimenti dalla panchina di Silla, poi quello di Grancara e di Ferrara pochi istanti fa. Calcio d'angolo che non ha sortito effetti per il Terimoli, che comunque mantiene il possesso del pallone. Battuta dentro allontana Morai, raccoglie Fallù, che poi sbaglia di qualche centimetro e la misura del suo passaggio. Deve indietreggiare la sua posizione. Silla per andare a controllare questo possesso. Lancio lungo a cercare. L'attacco, ah, toglie il pallone da quella zona difesa del Termoli, ancora palla aerea, mette giù Chau, mette giù anche il suo diretto avversario, si trattava di Gran Cara. E allora calcio di punizione, già battuto da Riccione con Ferrara che va l'uno contro uno con Chau, prende le vie centrali, regolare l'intervento di scivolata di Chau. Continua il possesso, rimane però a terra durante il nego entrato Antonio Ferrara. Quindi si ferma Doi mette il pallone fuori e l'arbitro va a sincerarsi. Le condizioni di Ferrara chiama l'assistenza della panchina. del Riccione ha parlato alla vigilia di questa partita. Antonio Ferrara. Dichiarazioni che da parte del numero 10 che ha parlato di questa partita come la più importante della stagione. E in partite come queste ha detto va in campo l'uomo e che poi inoltre il gruppo vorrebbe una vittoria da dedicare all'allenatore perché se lo merita. E Utro che aveva parlato alla vigilia anche lui di questa partita dicendo che il riccione doveva ripartire dal secondo tempo di Chieti e mettere in campo quell'intensità, quelle idee di gioco che si erano viste nella ripresa della sfida che il Riccione poi perse per 2 0, ma comunque l'atteggiamento apprezzato dal tecnico, che appunto è ho, con Fallu che riconquista il pallone, poi Silla prova la girata, in scivolata chiude tutto Cagliazza, palla che rimane lì ancora Silla, e poi Uzzola allontana la sfera, le proteste contro il direttore di gara, attenzione perché arriva un cartellino rosso. per la panchina, ha espulso il vice allenatore di Utro che deve prendere la via degli spogliatoi. Qui c'è stata tanta confusione e l'arbitro non, non ha visto forse quello che sembrava essere un tocco di maraccio di uno dei giocatori del Termoli. Queste le proteste furibonde anche da parte dei giocatori in campo, del riccione, episodio. Al minuto 29. E ora, però, la rimessa affidata a Morai che gioca corto con Caponi. Morai cross deviato. Calcio d'angolo per Riccione. Il terzo di questa ripresa. A provare a cercare di mettere sempre più pressione offensiva. Alla battuta, Caponi. Cercare il l'area di rigore, zona di schetto, rimasto però a terra un giocatore del Termoli, mentre Ciao allontana la sfera controllata da Hernandez in avanti, l'ultimo tocco di Morai alle sue spalle, rimessa conquistata dai giallorossi. Ora si rialza da terra Uzzol e si massaggia la testa, colpo ricevuto alla nuca dal numero 5 giallorosso e i suoi compagni che ora potranno disporre di una rimessa laterale con Barchi che gestisce all'indietro per il lancio in avanti di Scoppa. Il tocco di Colarelli che cercava qui l'inserimento da parte di Burzo che però non trova la sfera e quindi può andare al rinvio Bulgarelli a cercare una volta Fallù di petto, stavolta il tocco corto su Caponi. Avanza Pellacani che però sbaglia poi l'indirizzo del passaggio in avanti alla ricerca di Grancara allora Bulgarelli che pensa un attimo al da farsi, prova l'idea di lancio lungo, poi tocco corto sulla sinistra per Ndoi, pallone ridepositato al numero uno Biancazzurro, azzurro. Fallù, tocca di testa, raccoglie poi il compagno ancora fallù, deviazione di Sicignano, rimessa laterale per il reccione, già battuta Ndoi. Sicu, lancio lungo a cercare, fallù, atterrato senza fallo, ma continua il possesso di Riccione con Gran Cara che l'ha riconquistata, palla dentro, rasotterra di Morai, toglie il pallone dalla difesa il Termoli che poi ora prova a ripartire con l'accelerazione da parte di Colarelli, in avanti, tentativo su Burzio, difesa il pallone dall'attacco alle sue spalle di Ndoi, arriva il fisco il direttore di gara a premiare Burzio e a sfavorire chiaramente, dall'altra parte l'intervento di Indoi però non sembra del tutto contento e apprezzare questa decisione del direttore di gara rinvio lungo di Uzzol sul lato sinistro a cercare qui le giocate offensive da parte di Hernandez, atterrato e calcio di punizione zona laterale dal limite per il Termoli con Burzio che si avvicina sul punto di battuta. Andrà Burzio alla battuta di questo calcio di punizione, ancora nessuna modifica dalla panchina del Termoli, continuano eh, procedure di riscaldamento ma evidentemente sembra apprezzare così i suoi undici in campo. Carnevale in panchina. Burzio al calcio di punizione, battuta sulla barriera e allora prova a ripartire Silla che poi viene atterrato e arriva il fischio da parte del direttore di gara Giorgiani. Calcio di punizione per Riccione che vuole velocizzare la battuta e quindi tutti i compagni a eccezione di Siku che andrà al lancio lungo prendono posizioni in avanti prova ad allungare la traiettoria qui Caponi alle sue spalle però non ci sono compagni e Lombardo a vita facile nel recupero con le mani ancora attimi di attesa Prima che Lombardo possa rimettere il pallone in gioco, chiaramente fa il suo gioco. Il numero uno giallo-rosso che prova un po' a giocare con il cronometro. Siamo raggiunt abbiamo raggiunto il 33esimo minuto di questa ripresa. Burzio avanza, va, si mette alle spalle tutta la difesa del di Riccione, poi gestisce dentro. Grande chiusura determinante da parte di Jeremy Morai, e poi errore in ripartenza con Gran Cara che non riesce a elaborare al meglio. Questo tocco sulla sinistra, ma chiusura decisiva di Morai poco fa, col pallone che aveva messo all'interno del rigore Burzio per l'inserimento di Colarelli dall'altra parte. Ora Ndoi recupera palla, sta provando spesso Ndoi con tanti recuperi a cercare poi la giocata offensiva nel corso di questa ripresa. Poi sta mancando la precisione nelle manovre offensive del Riccione, ancora Andoi, recupero, Pellacani, dà un'occhiata in avanti, lancia a cercare Fallù anticipo di Siciniano che è posizionato davanti a lui. Burzio, Sponda che però non riesce a trovare compagni nel lancio lungo che poi si perde in avanti con Bulgarelli che deve uscire dal confine della sua area di rigore, atterrato Silla, Fallo ai danni del numero 29. Il calcio di punizione ora per il riccione. C'è dialogo sulla panchina del Termoli. Chissà che a breve non possa arrivare una modifica dalla panchina. Intanto la sponda Ferrara atterrato, calcio di rigore per il riccione con la trattenuta di Uzzol che ha preso il braccio di Ferrara. Si è preso il pallone sotto il braccio qui Fallù dialogo con Ferrara 5 di Ferrara che lascia la battuta al numero 77 che è stato preciso stavolta con la sponda e solo non è riuscito Ferrara a arrivare sul pallone per la trattenuta di Uzzol che gli ha preso il braccio, l'ha trattenuto E quindi ora la sfida dagli 11 metri con Fallù che deve posizionare correttamente il pallone sul dischetto Forse volevano una sanzione diversa dalla panchina quelli del Riccione con Utro che sembra non gradire l'arbitraggio odierno. La rincorsa da parte di Fallù. Fallù apre palo e palla che esce sul fondo. Ha fallito dagli 11 metri Riccione la possibilità di portarsi sull'1-1. Con il palo interno e la palla che poi è uscita, incredibile. Incredibile errore col palo interno che nel 90% delle volte palo interno vuol dire gol. Stavolta la palla è uscita, forse troppa potenza, ma comunque l'avevano golato bene. Qui il numero 77 fallù. E quindi errore al 37. La possibilità di rimettere tutto in equilibrio e di mettere il punteggio sull'1-1. -1. Chiaramente, anche questo mentalmente fa tanto male a Riccione che però non deve demordere, non deve arrendersi. Ci sono ancora otto minuti più recupero. Ndoi col colpo di testa all'indietro. Siku chiama l'uscita di Bulgarelli, viene a fare su il pallone il numero 1 che poi gestisce il gioco con Doi lancio lungo a cercare Silla di petto mette giù atterrato alle sue spalle e calcio di punizione arriva il doppio cambio intanto per il termoli ultime indicazioni della panchina giallorossa. per quelli che saranno i neoentrati quando siamo arrivati al minuto 38 della ripresa, Usfar fa il suo ingresso in campo, esce l'ammonito, ciao. Tra gli applausi, ciao, dei sostenitori arrivati da Termoli. E l'altra sostituzione vede l'ingresso in campo del numero 66, Longo. E a lasciargli spazio sul terreno di gioco e Kilian Hernandez, anche per lui applausi dei sostenitori giallo-rossi, e quindi doppia sostituzione, arrivata al minuto 38 per il Termoli che inserisce Usfar e Longo, palla dentro a cercare la sponda da parte di Sicu. poi Lombardo non si fida della presa sulla pressione di fallù e angolo conquistato da Rezzone il quarto di questa ripresa. La battuta va Ferrara con Caponi lì vicino alla fine poi si allontana Ferrara andrà Caponi alla battuta verso l'area di rigore. Angolo di Caponi, la testa di Usfar con Caponi che lamenta una distanza non regolare da parte del numero 78 appena entrato e quindi nuova possibilità dalla bandierina. Stavolta passa il pallone Lombardo atterrato in uscita e punizione fischiata per il fallo commesso ai danni del numero 1 che però sembra essersi andato in realtà a scontrare con un compagno e quindi subito intervento da parte dei massaggiatori perché lo scontro alla testa pericoloso da verificare adesso le condizioni di Lombardo, ne approfitta intanto la panchina del Termoli per dare qualche indicazione a Colarelli che a sua volta ne approfitta per dissetarsi. Adesso c'è attesa ancora a terra due giocatori del Termoli, Colarelli intanto riprende posto. Ha avuto qualche istante fa il Riccione la possibilità su calcio di rigore con Fallu di riportare tutto in equilibrio. Fermato dal palo il Riccione che continua a prolungarsi questa assenza dalla via del gol per la squadra bianca-azzurra. Quando stiamo entrando negli ultimi 5 minuti di questa ripresa, di questo secondo tempo più eventuale recupero che chiaramente ci sarà anche per questa perdita di tempo, ora non si sta giocando per lo scontro aereo con Lombardo che ha ripreso posto eh, si è rimesso in piedi e ora ne approfitta per dare qualche indicazione in particolare a Usfar appena entrato probabilmente in situazioni future di lancio lungo, di rinvio per indicare al proprio numero 78 in quale zona del campo farsi trovare, come gestire al meglio i palloni che verranno destinati dal proprio portiere, mentre è ancora attesa per la ripresa del gioco. Ora si rialza solamente. Ora il giocatore del Termoli che, stato, che ha avuto l'appeggio Lombardo. Dispone il pallone sul campo. Pronto ad andare alla battuta di questo calcio di punizione. E ora Termoli che. Inferiorità numerica. Fanno cenno, ok, intanto alla panchina sembra aver avuto la peggio Uzzol. Sì, no, Uzzol è in campo. Intanto lancio lungo. Ha avuto la peggio Caiazza nello scontro aereo tra lui e il suo portiere però ora chiama l'attenzione il direttore di gara nulla di grave per il centrale in maglia numero 20 aveva preso posto momentaneamente lì in difesa l'autore del gol Scoppa che fin qui sta decidendo la partita con il sigillo vincente al minuto 27 del primo tempo due minuti e poi si saprà di quanto sarà il recupero Ora Silla sì, prova a lottare, alle sue spalle alla meglio Cagliazza e poi fa suo il pallone Lombardo che lo afferra e lo abbraccia. Pronto ora ad andare in rinvio il numero uno del Termoli, mentre è pronta un'altra mossa sulla panchina del Riccione, da capire se sarà già pronto il cambio una volta che il pallone uscirà fuori. Intanto il Termoli con questa palla lunga a cercare Usfar, il tocco di Indoia alle sue spalle, che poi trova il 78 giallo rosso. Rimessa laterale conquistata da Riccione in questo finale. Rinvio di Bulgarelli che riesce a trovare Caponi, che prolunga a sua volta la traiettoria. Scambio con Fallù. Palla in avanti, troppo lunga per Ferrara. È Ferrara che va a indicare a Caponi di gestire il gioco sulla sinistra per l'inserimento che stava arrivando da parte di Pellacani. Per una manovra più avvolgente e per attaccare con più uomini, e anche perché poi il pallone di Caponi è arrivato poi nella zona di Lombardo. Ora guadagna calcio di punizione il Riccione che prova l'assalto finale, tra 30 secondi scoprirà di quanto sarà il recupero. Lancio lungo la sponda, forse poi. Voleva tocco di mano qui Silla da parte di Cagliazza, comunque il braccio molto attaccato al fianco. Secondo il direttore di gara non ci sono neanche gli estremi per pensare a un'ipotetica scorrettezza da parte del numero 20. Qui Riccione che riconquista palla in zona offensiva, prova ad andare al cross qui deviato, calcio d'angolo per Riccione che prova l'assalto, finale saranno 6 i minuti di recupero 360 i secondi da giocare capogna la battuta a cercare la deviazione aerea poi diodato con la palla che era stata espulsa dall'area di rigore non riesce però a inquadrare lo specchio della porta è traiettoria che esce sopra la traversa fallù ha già fatto il compito di lombardo ha posizionato il pallone sulla linea dell'area dell piccola Pronto Chiesa a fare il suo egresso in campo. E il numero 23 che prenderà posto. Sul che prende il posto di Ndoi. quindi, ecco che è arrivata la quarta sostituzione. Per Riccione, con l'uscita di Indoi al posto di Chiesa, al primo minuto di questo recupero, ne restano da giocare ancora 5 e chissà che questa sostituzione non possa allungare di una trentina di secondi il recupero e quindi arrivare fino a 51,30. Rinvio intanto per Lombardo. Colpo di testa ad allungare la traiettoria di Burzio e quello di Usfar. Cercano di difendere il possesso che ora torna nella zona di Cagliazza lì All'indietro Burzio col petto, buona sponda. Usfar però era al di là e quindi fuori gioco da parte del numero 78 che ora prova anche a ritardare la ripartenza del Riccione. Che però sarà ritardata perché c'è la sostituzione con l'ingresso in campo di. Mario Corcione, classe 2001, che è cresciuto nell'Avellino, al suo posto. Esce Burzio, quindi cambio in attacco, buona prova per Burzio, tanto sacrificio, tanto lavoro, spalle alla porta e applausi meritati dai suoi sostenitori. Quindi ha cambiato entrambe, eh, entrambi gli attaccanti, entrambi la coppia d'attacco, ovvero Hernandez e Burzio. Sono entrati Longo e adesso è entrato Corcione. Anche se poi la posizione davanti l'ha presa Usfar in attacco al posto di Hernandez, che era entrato a sua volta al posto di Chau. Pali in avanti ancora una volta in fuorigioco si, si fa trovare Usfar che poi trattiene Morai che poi perde un attimo le staffe con eh, Usfar che già nella situazione precedente era andato a disturbare la ripartenza del riccione e qui è andato a provocare Morai trattenendo pallone ritardando la ripartenza del riccione chiaramente prova a giocare con i minuti finali con il cronometro il termoli a difendere questo prezioso vantaggio che si è costruito nel primo tempo al minuto 27 con la realizzazione di scoppa e anche con la possibilità da parte del riccione di riprendere questa partita col calcio di rigore fallito da Fallù e ora punizione per Caponi. A cercare compagni dentro, traiettoria corta, allontanata dalla difesa del Termo, raccoglie Morai, altra possibilità di gettare il pallone dentro, la finta di Morai a liberarsi di Usfar, palla dietro, complicata per Diodato che si libera di Usfar, va lui al cross dentro a cercare Fallù, alle sue spalle c'è Chiesa, tocco per Fallù, toglie il pallone dalla difesa, scoppa prezioso anche in fase difensiva il numero 8 argentino e qui ora la difesa di Silla che va via, due avversari va via anche al terzo, azione personale di Silla che poi prova a superare il quarto non viene assistito dal direttore di gara, si deve impegnare Morai poi da terra con una mano Silla riesce però poi a conquistare Fallo e quindi non viene punito il suo intervento con la mano era stato, aveva subito Fallo precedentemente qui il numero 28 Biancazzurro che concede una nuova possibilità a Riccione, su calcio di punizione uno degli ultimi palloni, manca un minuto ancora di questo recupero, poi vediamo se verrà ulteriormente allungato il recupero per via delle tre sostituzioni che ci sono state, una doppia in contemporanea da parte del Termoni e un minuto prima del Riccione che su questo di calcio di punizione ha trovato un'ulteriore deviazione che manda Caponi alla battuta del calcio d'angolo, il sesto di questa ripresa. Caponi alla battuta, dentro a cercare Fallù, pallone tolto dall'area di rigore da parte del Termoli, raccolto però da la gestione ora di Ferrara che ha tre avversari davanti a sé, deve gestire il gioco all'indietro. Diodato cerca il cambio di gioco. Fallù Lascia lì però la sfera difendendo male il pallone, ripartenza del Termoli che prova ad andare in avanti e il fallo commesso che concede una nuova possibilità di buttare il pallone dentro. Ma il Riccione ha già gestito questo possesso. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, può esultare il Termoli per questa vittoria esterna per 1-0. Decide la rete di scoppa, quindi torna al successo in trasferta. Che mancava dal 14 di gennaio il Termoli e conquista il ventunesimo punto su 36 disponibili. Allunga a più 4 la zona russa e il tredicesimo posto che vedeva il Riccione a 31. È tutto dallo stadio Italo Nicoletti di Riccione, un saluto e un ringraziamento da parte di Davide Gerosa, Termoli, batte 1-0 Riccione, gol decisivo di scoppa al ventisettesimo del primo tempo, grazie per essere stati in nostra compagnia e noi ci sentiamo alla prossima.